dalla festa Husqvarna al gavettone Kawasaki per celebrare il secondo titolo iridato di Giorgio Grasso. Ed infine l'ultimo titolo a Fabio Farioli nella classe oltre 500 quattro tempi. Tieinen ha attaccato fino all'ultima prova, ma Farioli riesce al terzo assalto a vincere l'unico titolo che ancora mancava alla sua giovane ma brillante carriera. Il Mondiale Enduro 93 finisce così. La nazionale italiana ottiene, come nel 92, quattro vittorie di classe su 6. Per Grande Italia è ancora una volta una stagione record.